Ruvo di Puglia, per il secondo anno consecutivo, ho avuto l'onore di ospitare il professor Francesco Sabatini, uno dei più grandi linguisti del panorama nazionale italiano. È stato l'Auditorium Carducci Giovanni XXIII, gremito di docenti, a ospitare l'evento. Nel piano triennale dell'offerta formativa da poco deliberato si afferma infatti che la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente, rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. Le azioni previste si innestano sui bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto e anche sulla vocazione tipica della nostra istituzione scolastica. In questa prospettiva quindi si è collocato il primo dei due appuntamenti promossi dal dirigente scolastico professoressa Lucia Sallustio e dalla professoressa Carmela Tarantino, funzione strumentale area 2 docenti, aperti anche alla comunità professionale del territorio. Una presenza importante questa del professor Sabatini, secondo anno di fila, che dimostra l'attenzione verso la formazione, in particolar modo quella dei docenti. Sì, è importante dire che secondo la legge 107 la formazione è diventata un obbligo formativo. Ma non era questo l'intento di raccogliere docenti dal territorio, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. L'intento era fruire di un momento alto di qualità insieme al linguista italiano per eccellenza e di questa avere un modello cui attenerci, che è un modello sia testuale, quello di una grammatica, quello di un dizionario, un tempo si diceva il libro dei libri, è un modello vivente che stasera abbiamo conosciuto direttamente, ma che conosciamo come personaggio televisivo anche da Uno mattina in famiglia, una persona che è veramente ci affabula con le parole, che le studia, le compone, le scompone con uno schematismo al di fuori, possiamo dire, delle stesse regole che conosciamo o che abbiamo appreso sui testi di grammatica tradizionalmente in uso nelle nostre scuole. Il tema dell'incontro tenuto dal professor Francesco Sabatini è stato la riflessione linguistica e il modello valenziale, un momento molto importante nel quale è stato offerto un modello significativo e concreto ai docenti presenti in auditorium. Il professor Sabatini, già professore di storia della lingua italiana, è anche presidente onorario dell'Accademia della Crusca e ha sintetizzato ai nostri microfoni i contenuti principali del suo appuntamento pomeridiano. Con grande piacere che lei è tornato qui a Ruvo di Puglia per parlare di formazione, soprattutto con i docenti. Certo, a parte che la cittadina è molto bella, ha dei monumenti straordinari e ho visto anche che viene curata bene, si restaurano le case, questo voglio che si sappia. I docenti che già l'anno scorso mi hanno chiesto un incontro e quest'anno più numeroso ancora dimostrano che hanno molto impegno nell'aggiornarsi, nel proporre un insegnamento più calzante, più scientifico anche per quanto riguarda la lingua. Io mi occupo appunto di modelli di spiegazione del funzionamento della lingua, grammatica e testi, e quindi volentieri accetto questi incontri che danno molto anche a me. Una lingua in continua evoluzione. Sì, certamente, più è veloce il rapporto tra i popoli e le culture, più le parole viaggiano e ci arrivano addosso. Sta a noi di scegliere quelle che ci servono perché indicano qualcosa di veramente nuovo, e quello che invece è superfluo perché avevamo già un termine che indicava le stesse cose. Per quel che concerne l'evento virale di questi giorni, il famoso tormentone di Petaloso, glielo chiedo, visto che lei è presidente onorario dell'Accademia della Crusca Italiana. Sì, sorridiamo su queste cose. Il fatto nettamente positivo è l'iniziativa di una insegnante
mi pare di un paesino della provincia di Ferrara o di Ferrara stessa, che ha incoraggiato l'alunno a manifestare quello che pensava, come c'era arrivato, e ha fatto altrettanto bene a interpellare l'Accademia della Crusca, anche per far conoscere che c'è questa istituzione che vaglia le parole, discute di lingua. Di per sé è una parola che difficilmente potrà affermarsi, tranne che come parola scherzosa, perché il suffisso oso si applica a oggetti o a concetti in cui c'è una grande abbondanza di qualcosa, ma non in numero determinato e numerabile, diciamo in quantità numerabile. Per cui possiamo parlare di un fiore spinoso perché ha tante spine, ma non andiamo a contarle, o di una pelle, un corpo peloso che ha tanti peli, ma non andiamo a contarli, mentre i petali di un fiore si contano facilmente e il suffisso oso non si adatta a questi casi. E noi addetti della comunicazione cosa sente di dirci, di consigliarci? Come? A noi addetti della comunicazione cosa sente di consigliarci? Di seguire questi eventi, di approfondire le materie per fare domande sensate, per esempio dove sbagliate, a volte si sente intervistare una persona che ha subito, che ne so, una tragedia, una perdita per un incidente, che cosa ha sentito quando ha visto suo figlio morto? Ma io vi prenderei a calci, a bastonate. Che c'è bisogno di chiedere questo?